Sono venuta a dirti grazie. Tu non hai idea della gente che c'era, è stato un successone. Tutti venivano e mi chiedevano: ma chi è? Ma dove hai trovato un soggetto così, così interessante, con questo carisma, in grado di restituire quell'emozione che è difficile trovare nelle persone? Non hai idea, c'era la fila di gente che veniva a vedere te, le tue foto. Adesso dobbiamo assolutamente organizzare tutto per la prossima mostra. Ho già affittato la location, è un loft in stile New York e faremo tutto lì. Anzi, se sei d'accordo, io inizierei ad andare perché ho un sacco di cose per la testa. Dai, dai, ci vediamo. Una settimana, 7 giorni, 168 ore. Non era mai successo, 168 ore senza toccare una sigaretta. Non ci posso credere, è una cosa stupenda. Mi sento meglio, mi sento vivo, mi sento più in forza, faccio le scale, prima facevo fatica, adesso le faccio a 4 a 4 saltando quasi, vado in bicicletta, non sento più il fiatone di prima e lo devo soprattutto a te. L'ho fatto soprattutto per te, perché so che non ti piace, così possiamo passare più tempo insieme. Anzi, se non ti dispiace, prendo una caramella. Beh, ho smesso di fumare. Caramella a nastro. Vabbè, dai, adesso vado. Passo a prenderti domani e ti porto a fare un giro. Una cosa, guarda, ogni giorno è peggio. E il capo che mette ansia, e i colleghi che mettono ansia. Una cosa, sempre peggio, cioè non se ne può più. La mia collega, poi la mia vicina di scrivania, cioè una cosa insopportabile. E si lamenta, e spettegola, e suona il telefono, lei è lì, e arriva il cliente, lei è lì, ce l'ho sempre lì, in pausa pranzo ce l'ho lì, ma vai, ma esci. Una cosa, non sono uno straccio, non ne posso più, guarda. Grazie, perché veramente venire a parlare con te è l'unica cosa che mi fa stare meglio, cioè mi predispone positivamente, cioè anche solo vederti mi fa stare bene. Davvero, grazie. Meno male che ci sei. Ehi, hey, ciao. Ecco. È in casa? Sì, dobbiamo parlare. Ciao! L'ho incontrata finalmente, l'ho rivista in palestra. Stavo facendo le trazioni alla sbarra mentre lei era nell'altra sala a fare la bicicletta. E questa volta tu non ci crederai, ma sono andato a parlarci, sì. Mi sono avvicinato e gli ho detto: ehi, ciao, come stai? E lei mi ha risposto: bene, grazie. E allora lì l'ho interpretato come un segno positivo e gli ho detto: sai, oggi sto facendo quasi 100 trazioni alla sbarra. Però lei non mi ha risposto niente, non mi è sembrata molto colpita. Perché mi è sembrata una tipa più profonda, più romantica, sdolcinata. Senti, ho pensato a una frase da dirle. Volevo vedere una tua reazione. Cosa ne pensi? Anima, bacio, cuore, l'ABC dell'amore. Cosa ne pensi? Può funzionare? No, penso anch'io che non possa funzionare. Lo sai che su queste cose io tendevo d'accordo. Ah, senti questa. Questa qua mi sembra molto più adatta. L'amore è come uno yo-yo. Va su, va giù, ed è sempre appeso a un filo. Che cosa ne pensi? Oh.
sapevo che avrei potuto contare su di te. Ah, dimenticavo. Questo è per te. Ci so fare con le ragazze. Ciao Fra! Ciao Ste! Sì, ciao. Bella le papà! Sempre appeso a un filo. Che cosa ne pensi? È bellissima. Che cosa ne pensi? È una caramella? No. Vado a fumare una sigaretta. Ma avevi smesso. Cosa ne pensi? Mi piace. Secondo me funziona. A ste. Ma che cazzo stai a di? Ma poi che è sto fiore? L'avevo portato per te. Ah! Che cosa ne pensi? Bello. Bello, può funzionare. Romantico, profondo. Secondo me è giusto. Va bene così. L'amore è come uno yo-yo, va su, va giù ed è sempre appeso a un filo. Aspetta, anima bacio cuore. Dobbiamo mettere giù un po' di pancetta qua, eh? 100 pressioni, subito! 1, 2, 3!